Ma sarà dal campo arcobaleno, partita valida per l'Eurocup che vede di fronte Iacinucus contro l'SP Sorge. Punti che servono Iacinucus perché ormai fuori dai giochi le Los Merengues si giocano il passaggio come testa di serie. Romano Trepalido, giudice Barone, Conti in difesa, Morici, Sardella e indovino per Iacinucus. L'SP Sorge risponde con Libre Trepali, poi Lionti, Motta, Andronaco, Trovato, Marco Motta e Dani Motta. Come detto, il girone ha soltanto questi due pretendenti per passare il turno, si deve decidere chi passerà come testa di serie e quindi lo scontro diretto è fondamentale. Partita che si apre subito con questa combinazione da parte dell'SP Sorge al decimo minuto con Marco Motta che si libera per il tiro, c'è la risposta di Romano che si fa trovare pronto sul suo palo. Rivediamo ancora Marco Motta, una bella conclusione, è pronto Romano al decimo minuto, grandioso passaggio di indovino per Sardella che si libera per il destro, angola benissimo, libero battuto, 1-0 per Iacinucus. Sardella non esulta, l'indovino si è congato con lui. Rivediamo la bella angolazione, bel tiro angolato da parte di Sardella al dodicesimo minuto. Ancora va in avanti con Conti, Conti a cercare Morici, Morici allo spazio per il tiro, angola ancora, libera, non ci arriva ed è 2-0. Partita davvero in discesa e scoppiettante da parte dei Iacinucus. Una bella azione, rivediamo ancora una volta il tiro, la rasoiata da parte di Morici. Sardella prova a fare tutto da solo, trova ancora Morici, Morici si libera ancora per il tiro, doppietta che siluro da parte di Morici, 3-0 al quindicesimo minuto, 3-0, ma davvero una grandissima conclusione da parte di Morici. Andiamo a rivedere la bella conclusione, davvero velocità di esecuzione eccezionale da parte di Morici. L'SP Sorge risponde con Dani Motta, prova l'azione personale, ancora Dani Motta, Dani Motta si libera per lo spazio, deviazione che manda fuori posizione Romano e c'è il gol di Dani Motta, 3-1, partita riaperta. Vediamo la bella conclusione di Dani Motta, una bella azione intanto personale, poi la conclusione effettivamente non è eccezionalissima, la deviazione però lo aiuta e lo premia. Al ventesimo minuto ancora azione da parte dell'SP Sorge, in questa azione manovrata a cercare ancora Dani Motta, Dani Motta da sull'esterno prova a rientrare, Dani Motta corre in croce, grandissimo tiro di Dani Motta, c'è il 3-2, partita riaperta. Davvero eccezionale questa conclusione di Dani Motta, un po' l'ombra per tutta la partita, due volte chiamato in causa, due reti, questa qua però davvero eccezionale per come si crea l'occasione. 3-2, nella ripresa va Sardella al quinto minuto, prova il gran tiro e c'è la risposta di Libra. Rivediamo Sardella, gran palla a giro, Libra si fa trovare preparato questa volta. Al decimo minuto ancora la discesa da parte degli SP Sorge, trovato lo spazio per il tiro, Romano non può nulla, tiro angolatissimo sotto il set, non può nulla sul tiro di Trovato. Partita messa davvero nuovamente in parità, grande rimonta dell'SP Sorge, 3-3, rivediamo il gran tiro di Trovato. Undicesimo minuto, adesso l'SP Sorge fa quello che vuole, Dani Motta ancora in palleggio, Dani Motta e gran tiro, Romano non ci arriva. Davvero l'esecuzione a sorpresa di Dani Motta che qua mostrò tutta la sua genialità e il suo estro in questa conclusione. E vediamo, palla che rimbalza, tutti quanti aspettavano l'appoggio, lui riesce ad angolare benissimo. Nel episodio adesso in pugno la partita, ancora gran tiro, questa rete eccezionale ancora da parte di Dani Motta. Rivediamo la grandissima conclusione di Dani Motta che trova davvero la parabola eccezionale. Al ventunesimo ancora SP Sorge che parte in contropiede, va via con Andronaco, Andronaco ancora la traversa, questa volta davvero devono ringraziare Iacinucus la traversa, Romano battuto e poteva essere davvero il gol della disfatta, gol della disfatta che però arriva al ventunesimo minuto, grande azione di Dani Motta per Marco Motta, il rimpallo lo favorisce ancora Marco Motta, scusate Dani Motta per Marco Motta da fuori e beffa tutti. Dani Motta e Marco Motta regalano ancora una volta una grandissima intesa per l'SP Sorge. Arriva il gol con questo tiro da fuori esplosivo da parte di Marco Motta, il gol che chiude la partita.
Buonasera dal torneo Arcobaleno. Dopo la partita tra Cinucus e l'SP Sorgia, è valida per la seconda giornata di ritorno dell'Eurocup, eccoci oggi con Danilo Motta, migliore in campo anche oggi. Allora, oggi una partita sofferta. Inizialmente avete chiuso il primo tempo sul 3-2 a sfavore, però poi avete rimontato ed è finita 6-2 questa partita. Sì, è vero, al primo tempo hanno giocato bene loro, erano chiusi in difesa, riportati in contropiede e con tre tiri dal limite dell'area hanno preso gli angolini e sono andati in vantaggio. Poi al secondo tempo noi abbiamo preso le misure e in contropiede, poi anche con belle azioni corali abbiamo fatto 6 gol e abbiamo vinto. Quindi avete dato merito alla vostra squadra facendovi vedere oggi in campo una squadra fortissima, quindi a questo punto la firma che date in questo torneo è quello di vincere questa Eurocup. Noi puntiamo ovviamente a vincere l'Eurocup, anche perché noi pensavamo di entrare in Champions, poi per differenza reti non siamo potuti entrare, quindi arrivati in Eurocup almeno vogliamo vincerlo. Quindi confermarsi almeno teste di serie nella fase di Supercup. Sì, infatti, per poi andare alla Supercup e fare, diciamo, un bel risultato. Va bene Danilo, ti ringraziamo, questo è il buono per Fiblè. L'ennesimo buono per Fiblè. Non te ne daremo più, va bene. Hai una buona settimana. Il 31 dicembre, ricordiamoci, ho 10 giorni per andarci, 16 ore di gioco. A Natale tutta la famiglia fa da Fiblè. Va bene, ti ringraziamo, è tutto dal Torneo Arcobaleno. Buonasera, alla prossima.